Buongiorno ragazze, come promesso nel video dei prodotti smaltiti non ci saranno introduzioni lunghe. L'unica cosa che vi voglio dire è di scusare il rumore in sottofondo, mi sto attrezzando, avevo comprato un microfono ma non andava bene a quanto pare, quindi se sentite un rumore che vi dà fastidio scusatemi, ma è la stufa e non posso stare senza stufa, fa freddissimo, imperversa la bufera, ma io vi devo fare il video sui prodotti finiti del mese. Salutate Barbie e il suo cagnolino perché questa busta sta tirando le cuoia e quindi penso che sarà l'ultima volta che raccoglierò i prodotti finiti all'interno di questa busta, appunto. Allora, i prodotti sono tanti, partiamo subito senza perderci in chiacchiere. Allora, primo prodotto che salta fuori, pesco a random come al solito, è il primo prodotto che salta fuori è questa maschera qui di Collistar. Allora, vi dico i nomi dei prodotti e poi ve li scrivo anche nell'info box. Se riesco, non vi prometto niente perché in questo periodo sto veramente di fretta, però ce la metto tutta a farlo. Ed è la maschera Multi Perfezione Viso e Collo Rimodella Struttura Ricompatta di Collistar, della linea Perfetta Plus, quella per intenderci che è blu e che è per le pelli un pochino più mature, molto più mature delle mie, però io avevo bisogno, sentivo proprio l'esigenza di un trattamento d'urto, l'ho cominciato circa 5-6 mesi fa e ho finito questa maschera. In realtà se taglio la confezione ne faccio sicuramente un'altra, però ve la volevo mostrare proprio perché non volevo poi portarmela nell'altro video di prodotti finiti. Che dirvi di questa maschera? Allora, non è stata sensazionale, nel senso che io non mi sento di dirvi compratela assolutamente, una maschera meravigliosa, mi ci sono trovata da Dio, ho avuto risultati fantasmagorici, ecco no, assolutamente no. Ho sbagliato io forse, perché io cercavo una maschera che avesse anche un effetto un po' esfoliante, che io utilizzavo anni fa ed era nella confezione bianca. Credevo fosse stata riformulata la maschera e quindi poi messa all'interno di questa nuova confezione, però non ho trovato le stesse caratteristiche all'interno della maschera stessa, quindi pur avendola finita e avendo avuto un qualche beneficio, in realtà non ne sono rimasta contentissima. È una maschera che comunque idrata, che comunque tonifica un po' la pelle, però non è quel tipo di maschera che cercavo io, quella che per intenderci quando poi andate a togliere la maschera stessa vi dà una sensazione di pelle rinata. Ci sono alcune maschere che tolgono proprio il grigiore dal viso, le cellule morte, che fanno proprio rinascere la pelle e questa non è assolutamente una di quelle. Non so se ho sbagliato io o se comunque è la stessa maschera riformulata e non mi è piaciuta stavolta, però fatto sta che non la ricomprerò, vado alla ricerca di una maschera con le caratteristiche che vi ho descritto. Ho finito un'altra confezione di questa crema corpo qui di Equivalenza ed è la numero 100, cioè, ed è la numero 166, l'equivalente del mio profumo del cuore, ossia Coco Mademoiselle de Chanel. Io lo adoro. Utilizzando la crema, come sapete, la persistenza del profumo si raddoppia, nel senso che se voi mettete come base la crema, sia sul corpo oppure qui dietro le orecchie, tra i due seni o comunque anche qui sui polsi, e poi ci andate a spruzzare su il profumo si sente molto di più. Io per fare questo molte volte ricorro a delle creme equivalenti, quindi ai dupe rispetto alle creme dei profumi che utilizzo, perché per avere un risparmio ovviamente, ma anche perché mi ci trovo bene, devo dire la verità, sono delle creme abbastanza valide. Non so se la ricomprerò perché sono in un periodo in cui voglio appunto tornare all'essenziale, voglio tornare a quello che ho sempre utilizzato nella mia vita, quindi a quei pochi prodotti che ho utilizzato e a cui mi sono sempre rivolta senza andare alla ricerca di dupe economici eccetera, se potrò appunto, e quindi non so se la ricomprerò, però per ora l'ho comprata già due volte e mi è piaciuta tanto. Poi ragazze, spunta fuori e non può non spuntare fuori nel video degli altri finiti un bagno schiuma. Questo qui l'avete visto tante volte, l'ho utilizzato in tanti video ed è un bagno schiuma ovviamente che fa quello che deve fare, ossia lava, però mi piace per la sua fragranza ed è Neutromed PH55 Sensual and Oil al profumo di fiori di Monoi con olio di argan, e questo qui me l'ha consigliato una di voi.
Io seguo sempre i consigli che mi date, come vedete, quindi sono andata subito ad acquistarlo, ma avete detto assaggialo, sì. Mi avete detto provalo perché è veramente buonissimo, lascia un profumo persistente su tutta la pelle per tutto il giorno, ed effettivamente è così, quindi anche io a mia volta lo consiglio a voi, perché se cercate un bagnoschiuma che sia profumato e che vi lasci la pelle morbida, idratata e soprattutto profumata, questa qua è la scelta giusta. Lo ricomprerò, non lo ricomprerò, cambio sempre il bagnoschiuma, ovviamente è una cosa che si cambia spesso. Ho finito finalmente questo spray per i piedini che è uno spray rinfrescante di Stenom. Stenom è la linea di prodotti per la casa a cui io ricorro molte volte, vi ho fatto tanti video in cui ve ne ho parlato, e devo dire che a volte riesco a trovare dei prodotti anche per il corpo, quindi per la cura del corpo, che mi danno grandi soddisfazioni. Questo è uno di quelli, io l'ho provato nel periodo estivo, l'ho provato per tutto il periodo in cui sono andata in palestra in maniera assidua, ci ritornerò, in questo momento un po' mollato, però ci ritorno presto. Però mi piace tanto perché subito dopo aver fatto la doccia metto la crema che sgonfia le caviglie e i piedi nel caso in cui voi appunto abbiate problemi di circolazione, o comunque vi sentite quella sensazione di gonfiore, o anche se lavorate e state tutto il giorno in piedi, quando arriva la sera sentite proprio l'esigenza di voler alleggerire le gambe, e io utilizzo in combo sempre la crema e lo spray. Questo qua è uno spray che non soltanto deodora ma dà anche questo effetto, e mi è piaciuto tanto, sicuramente lo ricomprerei, però ne ho altri da smaltire, quindi aspetterò un po'. Poi ho finito, dopo mesi veramente, questa polvere per il corpo, non mi veniva la parola, polvere profumata per il corpo all'ortensia di Erbolario, eccola qua. Mi è piaciuta veramente un sacco. Io in questo periodo preferisco le polveri profumate, quando esco dalla doccia utilizzo l'olio secco prima di asciugarmi, poi mi asciugo e passo questa polvere profumata su tutto il corpo, proprio perché ho freddo, io soffro molto il freddo, sono una persona freddolosa, e quindi star lì a spalmarmi creme e cremine non fa per me in questo periodo, soprattutto in questi due mesi, gennaio e febbraio, non lo faccio. Voglio sentire però il profumo sul corpo, e la polvere profumata è una valida alternativa. Questa di Erbolario è come al solito validissima, i prodotti Erbolario mi piacciono un sacco, non ricordo quanto fosse costata, mi pare sulle 15 euro, costano tanto sì, però ragazzi mi è durato veramente una confezione che mi è durata un botto, guardate, l'ho rotta, l'ho tolta, ho utilizzato il piumino, ho messo il piumino in un'altra confezione che ho comprato nuova, e devo dire che mi è piaciuto un sacco, sicuramente comprerò altre fragranze perché mi ci sono trovata benissimo, bene bene bene, lascia proprio la fragranza addosso e anche addirittura sulle lenzuola, quindi ragazzi è molto molto valida. Poi ho finito questo qui, che è lo struccante delicato occhi di L'Oreal formula alla provitamina, non mi è piaciuto tanto, non strucca bene, molto oleoso, non lo ricomprerò, lo boccio categoricamente, non mi è piaciuto. Ho finito questa crema qui, finalmente l'avete vista in tanti video, in ogni salsa ve l'ho nominata, ve l'ho fotografata, ve l'ho instagrammata, l'avete vista su Snapchat, mi è piaciuta un sacco, è di Dermo Research ed è questa crema qui, vedete, finita, portata fino all'osso, della quale mi sono piaciute un sacco di cose, molto valida, si assorbiva subito, dà quella sensazione di effetto tensore sul viso, che è quello che io cerco sempre in una crema, ha il suo effetto, dà appunto i suoi effetti, ossia è un antirughe e secondo me agisce in questo senso. Io l'ho applicata come crema giorno e notte, quindi mattina e sera durante questi mesi, quindi la mia opinione al riguardo è assolutamente certa, mi piace veramente un sacco, mi piace la confezione di vetro, molto professionale, la confezione di vetro mi piace sempre di più rispetto alle altre. È un prodotto comunque farmaceutico che trovate in farmacia, Eufiller si chiama, all'acido ialuronico, che può essere utilizzato addirittura dopo i trattamenti facciali di filler eccetera, robe simili, ecco, quindi è veramente veramente valida, mi ci sono trovata benissimo, sicuramente la ricomprerò. Che cos'è? Ah, ci sono vari campioncini, mi sono stati dati vari campioncini dell'Erbolario come vedete, però vi volevo parlare in particolare di questo qui, che in questo periodo è un must have, il bagnoschiuma al profumo di vaniglia e zenzero. Io ne ho provati due campioncini, avevo due campioncini, ne ho provati due appunto,
sì, i conti li so fare. Devo dire, mamma mia, che mi piace un sacco, un sacchissimo. C'era una crema per il corpo di Bottega Verde al pan di zenzero, vi ricordate? Vi ho fatto la testa così, non sono riuscita più a trovarla. Questa qui si avvicina molto, quella è proprio sul podio, rimarrà sempre sul podio come quella crema, nessuna mai. Peccato che veramente Bottega Verde non l'abbia messa in permanente, perché è veramente un profumo paradisiaco, soprattutto per questo periodo. Però questo bagno schiuma mi è piaciuto un sacco, sicuramente lo voglio andare a comprare. Devo andare a comprarlo, se ho un minuto di tempo andrò a comprarlo, perché mi piace un sacco. Poi ho finito, ragazze, questa qui che è la candela Pink Sense, che io avevo comprato nel periodo estivo di Yankee Candle e che mi piace un sacco, però appunto è una fragranza che porta bene nel periodo estivo, secondo me, soprattutto nel periodo estivo. Sable Rose, ecco, richiama fragranze esotiche, molto fresca, una fragranza fresca che sa di pulito, di estate, ozonica, la definirei una fragranza ozonica, e mi è piaciuta veramente un sacco, proprio quelle fragranze che ti svegliano, veramente bella, però per questo periodo non adatta, l'ho voluta finire proprio perché non volevo portarmela oltre, la ricomprerò ovviamente. Finita questa qui, che è una acqua profumata in spray di Avon, vi ricordate che io ne avevo comprate tante? C'è stato un periodo in cui avevo comprato queste acque, me ne ero innamorata e ne avevo comprate tante, e questa è quella alla gardenia. All'inizio non mi piaceva tanto, era una fragranza troppo stucchevole, però poi l'ho voluto utilizzare per finirla, ma tra tutte le fragranze comprate è quella che mi era piaciuta di meno, ed è per questo motivo che l'avevo lasciata alla fine. Però come acque profumate, quelle di Avon mi sono piaciute un sacco, costano poco, durano un sacco, le potete spruzzare sui vestiti, non sui capelli, sui vestiti sì, però queste qua persistono tantissimo. Ogni volta che l'ho indossata mi hanno chiesto, le ho indossate, mi hanno chiesto che profumo ha, è buonissimo, quindi ragazze, super consigliate. Io non so se le facciano ancora, però devo dare uno sguardo, è da tanto tempo che non acquisto da Avon, devo dare uno sguardo. Finiti due addolci labbra di Alchemilla, sono i miei burri per le labbra del cuore, io li amo assolutamente la follia, ero fissata con quelli di EOS, però una volta provati questi, mai più senza, veramente, sono validissimi, costano pochissimo, idratano le labbra benissimo, non hanno bisogno di essere nemmeno asciugati, perché si assorbono talmente bene che voi lo mettete come primo gesto, dopo aver fatto la vostra skin care routine, poi potete andare a truccarvi benissimo senza dover asciugarlo nemmeno, perché le labbra se lo sono mangiate. L'effetto che ha sulle labbra è veramente miracoloso. Io in questo periodo ho le labbra screpolate, molte pellicine, mi si spaccano, di recente ho avuto l'influenza, avevo le labbra spaccate, ho messo questo e veramente in mezza giornata mi si sono riparate, quindi assolutamente must have. Finito questo detergente intimo Chili, delicato, formula aditiva pH 5, ve lo mostro perché molte volte abbiamo parlato dei detergenti intimi e mi avete consigliato quelli di Neutromed pH 5,5, che sono diventati tra i miei preferiti. Vi segnalo anche questo perché mi piace tanto, è molto valido soprattutto se andate in palestra, ragazze, questo qua mi piace un sacco, soprattutto può essere utilizzato anche per lavarsi sotto la doccia, proprio per fare proprio la doccia, e quindi è molto valido perché lo portate e fate tutto con questo. Poi finito questo qui, mi è piaciuto un sacco, questo lo devo comprare, l'ho comprato dai cinesi e me ne sono innamorata, ed è il solvente per unghie senza acetone di Melissa Niles. Melissa Niles è un brand di smalti, appunto, relativo alle unghie, per la cura delle unghie, che si trova facilmente dai cinesi, però che mi piace veramente tantissimo, ha dei prodotti validi, e questo è uno di quelli perché è solvente senza acetone, ma toglie tutto, ragazze, anche i glitter, e quindi lo devo assolutamente ricomprare, costa solo un euro, ma veramente uno dei più validi che abbia mai provato. Rimanendo in tema mani, questa crema mani and lotion all'olio di argan di Leo Crema, mi piace un sacco, mi è piaciuta un sacco, anche in questo caso devo tagliare la confezione per tirarne fuori quanto più possibile, però vedete, è finita, non ce n'è più, non esce, però mi è piaciuta tantissimo, veramente valida, si assorbe subito, non unge,
La potete mettere e poi fare subito quello che dovete fare. Io la metto la sera, questa qua era la crema che utilizzavo di sera, mentre in borsa ne porto un'altra, però ve la straconsiglio, piace un sacco. E poi ragazze, il profumo è celestiale, è veramente buono, 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 buono. La Leo Crema fa questa linea all'argan che ha un profumo meraviglioso, davvero. Sia per il corpo che per le mani, e anche il bagno schiuma, insomma. Quindi andate un attimo a sniffarla e fatemi sapere, perché noi malate di fragranza, ecco, noi che abbiamo la fissazione delle fragranze, per le fragranze non possiamo non averla. Ho finito questo, ragazze, non so se ho registrato la parte precedente, perché a volte la videocamera si spegne, non so come mai, ma lo fa. Comunque, spero di sì. Vi dicevo che ho finito questo qui, che è un prodotto 2 in 1 di Kiko, molto intelligente come concetto, però non mi è piaciuto affatto. Da una parte c'è il cajal, vedete, ne rimane un pochino, però non lo utilizzo perché da tanto che ce l'ho penso sia scaduto, perché la scadenza, quindi il PAO, era relativamente breve, 9 mesi, e sono passati. Dall'altra parte c'è l'eyeliner ormai consumato, la puntina in feltro, vedete, si è assolutamente ammorbidita troppo, scrivo un po' ancora, però non può fare la linea ovviamente, perché vedete, si è fatta tipo cappello di elfo, ecco, a mo' di cappello di elfo. E questo prodotto non mi è piaciuto per una serie di motivi. Intanto mi bruciava gli occhi, tutti i prodotti di Kiko per gli occhi a me bruciano, ragazzi, tutti, io ho il terrore. Stamattina ho messo una matita blu all'interno dell'occhio perché volevo vedere se riuscivo a tenerla, e finora facendo corna non accade, però nella maggior parte dei casi mi bruciano, e quindi devo ricordarmi sempre di non acquistarli. A volte ci ricado perché incuriosita dal pack, incuriosita dal concetto, dalla novità del prodotto. E in questo caso, questo è stato uno di questi casi. Però non mi è piaciuto, l'eyeliner non scriveva bene, il pennello non era fatto bene, il cajal mi bruciava dentro l'occhio, quindi assolutamente ho fatto una gran fatica a finirlo. Poi ho utilizzato la tecnica del riciclo, nel senso che gli ho dato un uso diverso rispetto a quello a cui era addetto, e quindi ho utilizzato la parte che doveva fare da cajal come base nera quando dovevo fare degli smoky, e quindi l'ho finito così, però non mi è piaciuto. Finita l'ennesima confezione di questo Instant Anti-Age, che è il correttore dei correttori, ragazze, questo qui è un must have per tutte, secondo me. È uno dei prodotti più riusciti di Maybelline, è un correttore validissimo, non segna, persiste, rimane, lo potete utilizzare soltanto insieme a un po' di cipria, con un po' di cipria, e il trucco viene fuori benissimo, quindi viene un bellissimo trucco anche soltanto utilizzando questo e un pochino di cipria, copre benissimo, corregge benissimo, illumina, può essere modulato, non segna la zona, facilissimo da applicare. Non so più che cosa dirgli, ve lo straconsiglio da sempre, da mesi, da anni forse, lo amo, mi è difficile trovarlo, non riesco più a trovarlo qui. E vabbè, me ne resta una confezione e poi vedremo, stamattina non ce la faccio a parlare. Poi, finito questo, e non vedevo l'ora perché non mi è piaciuto, ed è il 24 ore Perfect Eye Primer di Deborah, una base levigante per ombretto che però non mi è piaciuta perché era trasparente, un pochino viscida, rendeva la palpebra oleosa, ed è difficile perché io non ho la palpebra oleosa, ma questo c'è riuscito, non mi è piaciuto affatto, non fissava bene l'ombretto, l'ho voluto finire, vedete, è finito perché comunque sono impegnata appunto nello smaltimento di tanti prodotti e mi ci impegno, quindi mi metto, utilizzo un prodotto fino alla fine e lo finisco, però non mi è piaciuto. Poi a volte l'ombretto se ne andava via durante la giornata, di solito gli ombretti io li porto da mattina a sera senza alcun problema, con questo qua addirittura invece si spostava l'ombretto, quindi no, non mi è piaciuto assolutamente, non lo ricomprerò. Ho finito invece questa, che è la matita di Motives Cosmetics Waterproof, come vedete è una matita automatica, da una parte c'è la spugnetta, da una parte la matita finita, non esce più se la giro, super 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 consigliata, buonissima, è la seconda che compro, ve l'avevo detto, infatti è la seconda che vedete nel video smaltimenti, ed è la Black Magic. Questa qua è quella che ho comprato, perché prima me ne aveva mandata una l'azienda, io me ne ero innamorata, appena finita non ne ho trovata una valida come questa e l'ho ricomprata. Adesso sono passata ad una più economica, però questa qua, ragazze, non ha uguali, io vi giuro che questa matita è validissima, è una delle poche che mi scrive all'interno dell'occhio, posso utilizzarla anche come
eyeliner, quindi per fare la riga d'eyeliner, comodissima la spugnetta dietro, molto professionale secondo me questo brand di Motives, poco conosciuto in Italia, conosciutissimo in America, e questa mi è strapiaciuta. Poi ho finito questa qui, mamma mia, ho finito questa qui, come vedete, come vedete è rimasto veramente un mozzicone, veramente piccolissimo, non si può più nemmeno temperare, quindi la butto, ed è la matita per sopracciglia di Neve Cosmetics, devo assolutamente ricomprarla perché mi piace un sacco, però ho tantissime da utilizzare, tra cui una di Essence che devo finire, quindi è già in smaltimento, e poi ce n'è una di Catrice che avevo comprato addirittura a Roma un anno fa e ce l'ho lì intatta ancora con la bustina, quindi assolutamente devo usare quella. Però poi la ricomprerò, mi è piaciuta veramente un sacco, veramente valida ragazze, stravalida, però forse la conoscete tutte. Ebbene, è tutto qua, mi pare, sì, che cosa altro c'è? Niente, c'erano dei cappuccini, ma ve ne voglio parlare poi in un altro video perché vi voglio dire delle cose un pochino più particolari. Quindi questo è quanto, questi erano i prodotti finiti del periodo, non vedevo l'ora di mostrarveli perché voglio anche buttare questa busta, me la sono staccata, si è bucata. Si è bucata da un lato, quindi non mi piace più contenere i prodotti all'interno di essa. Detto questo ragazzi, io spero come sempre che questo video vi sia stato utile, io spero che abbiate potuto trovare qualche spunto, fatemi sapere cosa pensate di questi prodotti, se li avete utilizzati anche voi, se li avete finiti, se avete consigli da darmi, insomma come al solito interagite con me, mi raccomando mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, mi raccomando aiutatemi a tenere su il canale, condividete questo video, commentate, insomma ragazzi mi raccomando, lo sapete già che ci tengo tanto e quindi conto su di voi. Se non siete iscritti ai miei social, eccoli qua, quindi cosa aspettate, sono 1, 2, 3, sono qua giù, li vedete, questi sono i nomi, venite a trovarmi anche lì, siamo tantissimi anche là, ci divertiamo anche là. E che altro vi devo dire? Niente, mi raccomando, passate buone feste, mi raccomando, ricordate sempre di sorridere, vi voglio bene, ciao!